delle cliniche di truffatori. E se la gente prova a parlare, a metterci la faccia, la cosa assurda è che ti minacciano. A raccontarmi questa esperienza scioccante sono alcune giovani ragazze andate a Tirana con il sogno di rifarsi il naso e tornate a casa dentro un incubo. Io mi sono addormentata, mi sono svegliata da sola, abbandonata in un corridoio. È arrivata una delle coordinatrici dicendomi che era il momento di fare la recensione. Io veramente non capivo neanche da che parte ero girata. Mi ha fatto sbloccare il telefono, mi fa: se tu non ce la fai, la faccio io, che mi serve già entro stasera. Mi ha preso il telefono di mano, quindi in realtà la recensione non l'ho fatta io, l'ha fatta lei. Circa un'ora dopo hanno portato un'altra signora in camera, anche lei operata al naso, e ho visto esattamente la stessa scena. Tutte le recensioni sono fatte dalle ragazze che lavorano lì, dalle coordinatrici. Quando poi tu vedi il risultato dell'operazione. Io mi sono ritrovata con le narici da subito completamente asimmetriche, una più alta, una più bassa. Gliel'ho fatto notare subito e loro mi hanno detto che era normale, era tutto gonfiore, che le narici si sarebbero sistemate da sole, che si sarebbe sistemato tutto da Che solo. poi il tuo naso è ancora storto ed è evidente. Esattamente, e le mie narici sono ancora più storte di prima. Dopo che sono tornata, io subito sono andata a Milano a fare la visita dal chirurgo italiano che mi ha operato. Lui diceva che il naso era perfetto. Il medico di Milano è lo stesso che l'ha operata in Albania. Cerca di rassicurarla, ma più passa il tempo e più il naso peggiora. Così, quando sono passati ormai 5 mesi dall'intervento, le fa una proposta. Lui mi dice: io in un quarto d'ora ti faccio una piccola operazione e te la faccio direttamente qua, non serve neanche andare in ospedale e ti sistemo tutto. Inizia a farmi praticamente su più punti della faccia anestesia, proprio a secco, prende il bisturi e iniziano proprio a tagliare e incidere la narice col bisturi. Cioè, ad una certa, al punto si è bloccato, ha detto: no, devo tagliarlo, rimetterlo meglio perché è storto. E io lì consapevole di tutto. Tanto più che poi io mi sono vista allo specchio, una volta fatto il tutto, che mi ha passato lo specchio, a me è preso un colpo. La situazione è peggiorata ulteriormente e così la ragazza decide di rivolgersi al primario di chirurgia maxillofacciale dell'ospedale della sua città. Lui è rimasto scioccato. Il tetto del naso era stato richiuso male, una narice era già crollata e avevo anche i turbinati molto molto ingrossati. Io però adesso di nuovo da capo devo tirare fuori un sacco di soldi perché adesso la mia seconda operazione costerà il doppio e tra l'altro durerà più di 6 ore e mi verrà tolto anche un pezzo di costola per sistemare, perché oramai la parte crollata devono recuperarla in qualche modo. Un intervento invasivo e molto costoso, simile a quello a cui si sono dovute sottoporre altre ragazze italiane, anche loro vittime della chirurgia estetica albanese. Quando hai visto il tuo naso, qual è stata l'impressione che hai avuto? Avevo un naso enorme, grandissimo, era il doppio di quello che era quando sono arrivata. Continuavano a dirmi che era il gonfiore, che era normale, che avrei dovuto aspettare che si sgonfiava. E poi il tempo è passato e la situazione non è cambiata però. No, esatto. Dopo mesi dall'operazione non riuscivo a respirare bene e continuavo a perdere sangue. Sono andata a fare una visita e mi dice che avevo il setto deviato. Io sono uscita da lì piangendo perché pensare di ripassare una roba del genere. Tu invece con il naso anche hai avuto dei problemi dopo. Sì, praticamente la mia punta del naso ha iniziato a cedere. Mi sono trovata questo naso proiettato verso il basso. Cioè, come se la punta stesse collassando. Sì.